Sono le 10:16 e noi stiamo vivendo questo mercoledì insieme. I nostri mercoledì sono lunghi e durano fino alle 11, quindi a un certo punto dobbiamo farci un regalo. Il regalo che questa mattina entra in questo studio, lo vedete alle nostre spalle, sono 40 anni di Vacanze Romane. Una nuova versione ed edizione ce l'hanno portata in questo studio Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. A voi e grazie. Complimenti, grazie. Noi incantati, prego, venite. Un altro applauso naturalmente per Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale.
Benvenuti. Grazie, benvenuti. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ben rivisti, ben trovati. ma la bravura di Silvia. Siamo incantati. Devo dire, di mattina è da seduta. Sono le 10:21, beato che c'ha questa voce, questa capacità a quest'ora del mattino e in un brano del genere, che è un brano non facile, che però è un brano che ci incanta da sempre, anzi non da sempre, ma da 40 anni, perché quest'anno, partendo da quell'83, quest'anno compie 40 anni. Sembra ieri, veramente il tempo è un battito di ciglia. È un battito di ciglia, ma che entra un po' nel cuore di tutti, perché io penso che sia uno di quei brani che per bellezza, per capacità, per quello che racconta, veramente fa parte di chiunque. Sì, è una canzone che per una serie di circostanze risulta magica. Anch'io quando mi capita di ascoltarla alla radio o da qualche parte, mi viene sempre un brividino, perché tra le note c'è nascosta il mio essere, la mia infanzia. È come se fossi stato guidato dall'alto per la composizione di questo brano. Non so neanche spiegarlo, però l'abbiamo realizzato in un pomeriggio di 40 anni fa. Avevo tutto in mente, dalla programmazione della batteria elettronica, al giro di basso, a tutto. Come se l'avessi vissuta in un'epoca precedente, non so, una roba del genere. Dicevamo, tra l'altro, Silvia, la tua voce è incantevole, riesce ad arrivare a cose che noi umani neanche immaginiamo, ma c'è anche tutta un'interpretazione dietro questo brano, c'è anche tutto un racconto, non solo la voce, ma è proprio un racconto di tante cose, di tanti piccoli campanelli, di tante piccole cose che riescono ad arrivare a chi ti sta ascoltando. Beh, allora, prima di tutto il testo di questa canzone è stato scritto da Aldo Stellita, che dal sotto il profilo proprio della creazione dei testi era veramente un genio, cioè sapeva mettere la parola sulla nota in maniera da trasformarla, non succede spesso, in un piccolo miracolo, cioè la parola giusta sulla nota giusta, cioè una melodia elegantissima, è un testo ancora oggi di grandissima attualità, perché riporta ad una Roma che è quella che vediamo ancora oggi, nonostante siano passati 40 anni. Il canto, da questo punto di vista, deve accompagnare questa eleganza, ovviamente, e noi abbiamo scelto di fare questa versione che si distacca proprio dall'originale, con la volontà di tornare all'origine di come è stata scritta, chitarra e voce. In questo caso abbiamo voluto cantare insieme, perché il connubio delle nostre due voci è quella cosa che ci piace, che ci ha creato questa magia anche nel volere fare lo spettacolo. E quindi siamo proprio voluti tornare all'origine, all'essenza, senza alcun altro tipo di arrangiamento se non le sue mani sulla chitarra e le nostre voci. E infatti questa nuova versione che riporta, diciamo, se vogliamo, proprio all'essenza di Vacanze Romane, e che riproponete appunto per questo, per celebrare questi 40 anni, mette proprio a nudo forse quella bellezza che abbiamo, di cui abbiamo parlato nella melodia e nelle parole. C'è anche una variante, e lì sta la genialità di Aldo Stellita, perché nella canzone fa Roma antica città, però basta spostare l'accento, potrebbe diventare Roma antica città. Genio. Bellissimo. Bellissima anche Roma antica città, vero? Ma effettivamente poi sembra anche di viaggiare nel tempo, viaggiare nello spazio, quel lungo Tevere che per noi ovviamente è casa, ma immagino che chi ci sta guardando può immaginarselo nelle melodie. Tra l'altro è stata definita, quando è arrivata a Sanremo, è arrivata quarta, ma vince il premio della critica, è considerata una delle canzoni più belle di sempre presentate a Sanremo. Questo ne sono onoratissimo, questo che mi stai dicendo. In realtà Vacanze Romane avrebbe vinto il Festival di Sanremo, poi c'è stato un errore, diciamo così, di conteggi e siamo scivolati al quarto posto. Però dopo una settimana aveva già venduto 500.000 dischi, quando si vendevano ancora i dischi, che diciamo è un ottimo risultato. E se ne parliamo dopo 40 anni, mi sa che comunque quel premio comunque è arrivato. Esattamente. Esattamente. Poi in realtà è stata una delle pochissime canzoni nell'arco di tutti i Festival di Sanremo che ha messo insieme il pubblico, la critica, giornalisti, tutti, cioè tutti erano assolutamente concordi sul fatto che era una bella canzone. Sulla bellezza di questa. Io ero un adolescente, mai avrei immaginato, vedendo questa meraviglia, che dopo un po' non ero adolescente, ero una bambina. No, ero un adolescente, non mi piace nascondere la mia età, quindi sono felice di poter essere qui con la mia maturità a raccontare insieme a Carlo questa canzone. Cioè, per me è un grande privilegio essere accanto a uno dei fondatori di questo gruppo magico, ma
soprattutto che ha scritto questa canzone. Siamo quattro età diverse, eppure tutti e quattro ci ritroviamo concordi in un'unica canzone nel definirla bellissima, quindi credo che qualcosa in più ci sia. Ed è una cosa meravigliosa, scrivere una canzone che poi diventa, perché io dico sempre la canzone non è di chi la scrive lo fa perché ha ricevuto un dono, no? E questo dono lo trasmette agli altri, quindi la canzone diventa di tutti, poi questa è la cosa che mi infatti la cosa che mi ha sempre affascinato di chi partorisce una canzone, perché poi insomma si tratta sostanzialmente di un figlio o di una figlia, e che poi viene consegnata a un mondo che è più grande di chi l'ha generata. Allora, siamo tutti concordi nel dire che è bella e piace a tutti quanti Vacanze Romane, ma penso che siamo tutti quanti altrettanto concordi nel chiedervi nuovamente di prendere il palcoscenico di Buon Mattino per proporci un medley che propone Stasera che sera e Per un'ora d'amore. Noi ci mettiamo qua buoni buoni a essere incantati da Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, prego. Per un'ora d'amore non so cosa farei, la, 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 la. Per poterti sfiorare non so cosa darei, chiudo gli occhi senza te, le serate non finiscono mai, sole giallo, mare blu, non vorrei farti restare così. State di più, e per un'ora d'amore venderei anche il cuore, na, 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 na. Io per un'ora d'amore venderei anche il cuore, per un'ora d'amore non so cosa fare, na, 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 na. Per poterti sfiorare non so cosa. Sera, che sera, restare tutto il tempo con te, di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me, vuoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci collare, fare il signore, o il mendicante, non scordarsi mai però di sera anche amante stasera, stasera, che sera, restare tutto il tempo con te, di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me, stringere il sole nelle mie mani, togliermi i raggi come un albero ai rami, nel circo. Shocking season, la la la.
Bravi, bravi. Venite, venite. Venite di qua a prendervi il vostro applauso, seduti comodamente. Ancora, 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 tutti. Grazie. Come ci divertiamo. Il segreto è che ci divertiamo molto. E devo dire, si vede, si sente. Ed è anche che partiamo in un modo, finiamo in un altro, non sappiamo mai cosa succede, basta uno sguardo e per fortuna capiamo cosa deve succedere. Ed è una cosa bellissima, perché poi non è che ci sia questa frequentazione al di là dei concerti. Concerti che però vi hanno visto nel registrare quello che stiamo raccontando stamattina, il brano che uscirà il 26 maggio con l'etichetta discografica Play Audio di Azzurra Music e sarà disponibile su tutti gli store digitali. Prima dicevi quando esistevano i dischi, in questo caso la musica si trasforma e diventa digitale. Sì, ma non diventa digitale, ma siccome stiamo facendo un'operazione vintage, non ce l'abbiamo ancora in mano, ma faremo il 45 giri in vinile di questa cosa. Che bello! Oh, che bello! Che bello! Sarà una chicchetta proprio per chi ama vedere, anzi stavamo riflettendo sul fatto che ci piacerebbe portarci in giro il mio primo 45 giri di molti e molti anni fa, uno dei 45 giri di Mister Mandarino. Qualcosa è rimasto perché i 45 giri, ragazzi giovani non sanno nemmeno che cosa sia, loro sono abituati, probabilmente non sanno neanche come funziona, sì, un 45 non sanno nemmeno dove si ascolta un 45 giri, però tutto questo accompagna chiaramente l'avvio del tour che ci vedrà protagonisti prima durante la stagione estiva e poi nei teatri a partire da ottobre, quindi stiamo lavorando anche a questo. Un modo per portare in giro la vostra arte e il vostro percorso artistico che nel corso del tempo variegato il più possibile e sempre poi fresco, sempre molto molto presente nel qui e nell'ora. Sì, e poi scusa, una cosa bellissima che andremo anche molto all'estero, si parla di Australia, di Germania, di Francia, quindi mi piace ricordare una cosa che forse non abbiamo ancora detto, che Carlo ed io abbiamo percorso vite parallele nel mondo dei Mattia Bazar, quindi ci siamo incontrati, io dico per caso, ma il maestro dice che non esiste nulla di casuale, prima della pandemia, e abbiamo cantato insieme una sera dopo due concerti separati, scoprendo questa nostra meravigliosa affinità, e da lì è nata la volontà di raccontare questo percorso attraverso Canzoni più belle del mondo dei Mattia Bazar che ha scritto Carlo, ma anche altri del mondo dei Mattia Bazar che appartengono alla mia dimensione di anni 2000, diciamo così. E quindi adesso siamo qui con grande gioia. E posso dire che a un certo punto, mentre stavate, ricordiamolo, state suonando la chitarra e cantando, punto, non c'è altro, siete riusciti a creare un'armonia che sembrava di avere un'intera orchestra tra le volte. È vero, lo dico non... Ce lo dicono spesso. È una cosa bellissima questa, perché poi le canzoni nascono così, noi le riportiamo al pubblico, non sempre, perché poi abbiamo varie situazioni musicali. Però la gente lo apprezza e lo capisce, perché è proprio la via diretta del cuore questa, da chi la compone a chi ne usufruisce. Questa è la cosa bellissima di questo lavoro, che faccio ormai da tantissimi anni, ma sempre con tanto entusiasmo e tanta gioia. Sì, comunque eravamo qui poco prima di iniziare, che stavamo elaborando la strategia vocale per un'altra canzone, una prossima canzone che siamo pronti a incidere, quindi che per bello. Fortuna non si ferma mai la creatività di Carlo. Ma meno male che non si ferma mai, anzi abbiamo una sala di incisione, qua a TV 2000 non ce l'abbiamo, peccato, altrimenti avevamo l'esclusiva. Si potrebbe anche pensare di avere uno studio di registrazione in questi spazi. Ma noi lo diciamo apertamente e pubblicamente, poi se qualcuno lassù in alto vuole accogliere, insomma noi siamo sempre pronti. Dovremmo registrare il nostro disco qui allora. Sarebbe fantastico. Ma magari, cioè noi saremmo solo che contenti, ci mettiamo lì proprio. Arrivano anche voci da dietro le telecamere che dicono magari. Intanto per chi volesse ascoltarvi in questa composizione, l'hai accennato, partirà un tour estivo che proseguirà nei teatri d'inverno per portare appunto il rifacimento dopo 40 anni di vacanze romane e per portare alcune delle più belle canzoni che abbiamo sul panorama musicale italiano, quindi ricordiamolo sui vostri canali, sì, ovviamente sarà possibile vedere tutte le date. Sto cercando di trasformare in un animale più social anche Ma lui ha i suoi Carlo. Tempi. Ai miei tempi il social non c'era, il social era
gli occhi negli occhi, un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio. Valgono assolutamente entrambi. E per me continuano a valere tantissimo. Social ogni tanto vado su Facebook, si può nominare. Certo. Instagram, per esempio, non riesco a gestirla. Già ci penso io, non ti preoccupare. È lei che mi fa... E a questo proposito, non abbiamo una sala incisione, non abbiamo a disposizione grandissimi mezzi, ma vi chiediamo di farci un ultimo regalo, certo, di salutarci e salutare il nostro pubblico a casa con un'altra esibizione. Solo tu e c'è tutto un mondo intorno. Con grande prego, piacere. A voi. Solo tu nel calore del mattino che rinasce intorno al sole, cosa può più importare se la pelle tua si lascia accarezzare? Risvegliarsi ormai per me non ha senso senza te. Solo tu, solo tu, stamattina, per svegliarmi ancora un giorno insieme a te. Solo tu, fuori a cena, soli con l'intimità di una candela, e sicuri di creare l'atmosfera giusta di chi vuole amare, impaziente come mai, nel silenzio intorno a noi. Solo tu, questa sera, per svegliarmi ancora un giorno insieme a te. L'incanto generato da Carlo Marnale e Silvia Mezzanotte, grazie per essere stati con noi. Ricordiamo i 40 anni naturalmente di Vacanze Romane, il tour che partirà. Grazie ancora a voi, grazie, noi andiamo in pubblicità e fra poco l'Antoniano, fra poco.